Possiamo proseguire. Quindi, dovevamo andare a Boston. Andiamo a Boston. Prima però... Ah, l'albero il punto. Ok. Lo prendo. Dai. Quanto cazzo è in alto però? Vai, sincronizzati. Ok. Molto bene. Lei, eh? Fermo! Cosa vuoi? Ma come cazzo è messo? No, vi prego, devastante. Cerco Israel Putnam. Per ordine di chi? Samuel Adams. Seguitemi. Volentieri. Ah, così più. Stavo. Controllando. Ma non è Bunker Hill. Già, qui è Breed. C'è stata qualche discussione su dove era meglio accamparsi. Nessuna nuova da Boston? Gli inglesi sono fermi e ogni volta che li attacchiamo perdiamo molti uomini. Credo che Putnam e gli altri vogliano riunire l'artiglieria sulle colline. Qualche colpo di cannone potrebbe far cambiare idea ai nemici. E John Pitcairn? Quel bastardo è il più furbo di tutti. Si fa vivo di tanto in tanto a schernirci o a salutarci a colpi di cannone. Ma va bene così. Presto avrà quello che si merita. Mi sta accecando però, un po' too much. Un po' eccessivo. Cazzo è stato? Due? Forse me la ricordo sta missione. O forse no. La puttana. Attento tu. Io torno a Bunker Hill. Sto cercando Zonky. Mi hanno detto che voi potreste aiutarmi. È sicuro lì in città e non ha ragione di uscirne. Finché quella nave continua a sparare, non lo staneremo mai. Se la nave smettesse, allora sarei costretto a muovere il culo e a uscire. Passerò questa bandiera sia vostro successo. E io parlerò bene di voi al vostro funerale. Vai. Che casino. Aspetta che forse me la ricordo sta parte. O comunque mi ricordo una roba simile. Non dovevi tipo essere morto? Sì. Ok. Vai.
quando non serviva anche il il tuffo alla Tania cagnotto. Non fatti dividere mentre sei a bordo. Ma simpatici. Molto simpatici. Ok. Ma l'animazione non c'entrava un cazzo. Ah, c'era un solo granatiere. Va bene. Ascolta, è un obiettivo secondario. Allora. Ok. Bene. Piazza. Sta indietro. Ma va. Una su due. Adesso facciamo casino qua. È successo qualcosa di molto molto strano. Ok. Ok. No. Madonna, le animazioni. Su. Oh, ma che cazzo. Ok. No. Fottiti. No, non gli va. Arrivederci. Ok. Madonna, è veramente accecante, ragazzi. Saliamo da qui. Abbiamo le scalette addirittura, siamo così privilegiati. No, vai, vai. Connor, ti prego, muovi il culo, puttana Eva. Una lentezza quest'uomo. Dimmi che devo sostituire. Non dio niente. Vai. Va, full HD. Mais. Mai sopravvivere a una guarigione. Proprio mai, eh. Gli altri due li ho cannati, vabbè. Amen. Bene, fare una ragione. Monta a cavallo, volentieri. Io la seguo. Mi dica dove, la seguo. No? Dove cazzo sta andando? Tanto tutto completamente in silenzio. Nemmeno un bravo Connor, complimenti. Niente proprio.
molti di più di te. Armi migliori, meglio addestrati. Vai. Ma io non li temo. Voglio sentire il discorso motivazionale. Voi dovete. Anche se sono meglio. Alla Optimus Prime. Non hanno motivazione e ardore. Ma noi sì. Abbiamo disciplina. Ordine. E soprattutto abbiamo passione. Abbiamo fede. Quindi state attenti. Risparmiate le munizioni. Mirate con molta cura. E soprattutto uomini, non sparate finché non vedete il bianco dei loro occhi. Tutti insieme si sono alzati, vedi? Pam. In una botta sola. Avete fatto. È stato un bel discorso. Insomma. Bugie tutte quante. Però quelle parole ci hanno portato fin qui. E quanto a Pitcairn? Ha lasciato Boss, come avevo previsto. Si è accampato a molto più. Non c'è modo di arrivare a con quella marmaglia che scama laggiù. Penso che potreste aggirarla. O aspettare che ne facciamo fuori un po'. Non c'è tempo. Devo rischiare un approccio di tutti. Oggi è la seconda volta che tentate l'impossibile. Non vedo altra scelta. Voi siete matto come la lepre marzolina. Mi aspetto delle scuse, amico. Andiamo. Deve essere il campo di battaglia che sta subire danni. No. Dovresti abbassarti, Tommy. Ok. Via. Dio. Beh. Capito. Cazzo, se ripari qui. Che fate? Mi seguite? Non insulterò Dio. Mi terrò per me. I commenti. Puttana Eva. Ho capito, Cristo. Via. Ok. Cioè, si è messo lì su. Dai. Oggi ora deve prepararsi, tanto danni li prendi comunque. Oh, ma ce n'è uno qui. Ok. Però
Cioè, capito? Se io sto correndo. Cosa mi ha ucciso? Cioè, ho ingoiato un'ape. Che cazzo mi ha ucciso? No, per sapere. Rifacciamogli. Gli ha appena esploso qualcosa. Bene. Qui non so perché ho preso danno. Ok. Sì, non sto veramente comprendendo che cazzo fare. Perché doveva fare la minchiata. Cioè, vabbè, vaffanculo, no? Senza riparo è stato più utile che col riparo. Giungi la cima della roccia. Credo di aver cannato l'inizio del parkour, allora. Va bene. Credo sia questo. Sì. A occhio. Connor, hanno i fucili. Magari muoviamo il culo. La butto lì, eh. Assassina in volo Pitcairn senza farti individuare. Fidati. Perché non si abbassa più? Ma non si abbassava più. No, non si aggrappa le tende. Non potevo combattere con la macellata? No. No. Che... Cristo. Se io oltre che... Cioè io oltre che premere il tasto per schivare... Ma no, ma sto gioco è veramente una merda. Cristo di un Dio. Routine. Che cazzo faccio assassinando in volo? È un mistero.
No. Dai, fai lo stesso movimento dei nemici di Outlast. Ok. Io non mi muovo da qui. Hello? Hello? Sarebbe carino se vi levaste al cazzo. No. Ho capito. Come mi ha visto? Nulla. Sì, ci sto. Ok. Io volevo fare un'altra mossa, però va bene. Ok. Volevo... Pensate che stavo cercando di parare invece di correre. Bene. Ok. No, non attaccare sul basso, certo. D'altronde perché dovresti. Ok. No, è devastante. Non attacca più! Ne ho pieni coglioni, Cristo santo, ne ho pieni coglioni! Gesù! Non si ripara nemmeno. No, vabbè, ti prego. Fottiti. Via. Niente. Posso fare un meteo? Ok. Ma sono qui, non sono da nessuna parte. Ok.
Incurati. Porca puttana. 85 anni, Cristo Dio. Fanculo. Perché? Mi fate questo? Perché sei uno stronzo. Proteggere Adams e Hancock e la loro causa. Voi volevate ucciderli. Ucciderli? Siete pazzo. Volevo salvarli. Volevo soltanto parlarci. C'era tanto da discutere. Da spiegare. Ma ora è tutto finito. Se dite il vero, riferirò a loro le vostre parole. Devono deporre le loro armi. Devono fermare la guerra. Perché loro e non le giubbe rosse? Pensate che non avessi chiesto lo stesso agli inglesi. Ma ci voleva più tempo. Avrei avuto successo se mi aveste lasciato agire. Come burattinaio. Non è meglio se siamo noi a tirare i fili? No, i fili vanno tagliati per diventare tutti liberi. E vivere felici e contenti nei nostri castelli in aria. Impugni la spada da uomo, ma parli come un bambino. E ora altri moriranno a causa tua. Saho yonere ne oten am da set acque, tinio ne yaho ten atam da set acque. Conno, andiamo via. Oh mio Dio, sta missione di merda è finita. Ma la texture di quel tizio? Non c'è, no? Come osate tramare alle mie spalle? Perché non ve ne andate ad aiutare gli uomini a ritirarsi? Non dovete farlo mai più, è chiaro? Per la miseria. Generale Putnam. Siete vivo. Lo stesso non si può dire di Pitcairn. Ben fatto, direi. Ma ora conta poco. Sto ordinando la ritirata. Abbiamo perso troppi uomini in cambio di nulla. Se gli inglesi vogliono questa collina, che se la prendano. È Boston il vero obiettivo. Abbiamo un problema peggiore. Che volete dire? Sembra Cortex di Crash Bandicoot e lui, ora che ci faccio caso. Non può essere. Dice che vogliono uccidere Washington. Quanta brutalità. Nella conclusione della sequenza. Vai. Il mio nemico è tenace. Quando è a corto di soldi, usa la violenza. Ma io ho ucciso Johnson e Pitcairn, sventando i loro piani. George Washington ora raduna i coloni e la loro marcia per la libertà ha inizio. Non stupisce, a questo punto, che i Templari lo vogliano morto. Intendono trasformare questa terra in un freddo regno dell'ordine, un posto senza anima. E lui è un ostacolo. Devo salvarlo, perché la sua causa trionfi. E il mio popolo si salvi. Ma più agisco, più rischio di essere scoperto. I Templari credono che i loro siano morti nelle rivolte. Ai loro occhi, gli assassini sono vinti e dispersi, non più una minaccia. Ma temo che presto scopriranno che sapranno. Devo agire con prudenza. Chiedo scusa. Come va la caccia, Connor? Ci sono progressi, ma temo che non basti. Tu agisci dove più è necessario. Se avessi inseguito Charles Lee o tuo padre, che ne sarebbe stato di Port-Revere o dei soldati a Lexington? Soldati? Non c'erano soldati in quei posti, ma uomini e donne costretti a difendersi. E non lotti per questo? Per salvare il tuo popolo? La tua causa è la causa dei coloni. Aiutando gli uni, aiuterai gli altri. Parole incoraggianti da chi pensa che il mio agire sia folle. Non ti illudere, lo penso ancora. Ma non posso fare a meno di provare un certo orgoglio per i tuoi successi. E pensi che dovrei ringraziarti? Non farlo. Ma allora
ridammi gli abiti, le lame e i dardi e tutti gli anni di addestramento e il sapere che ti ho trasmesso. Ridammi tutto quanto e forse le tue parole avrebbero un senso. O potresti ammettere che ti sbagliavi? Oh, andiamo, hai ucciso due uomini di cui uno era un mercante, non un soldato. Dovrai fare di meglio se vuoi impressionarmi. La metti così, vecchio? Allora che ne dici se andiamo fuori? Sarò lieto di mostrarti come riesco a batterti. Connor, questo è Benjamin Talmadge. Suo padre era dei nostri, sa già tutto. Credo che ci sia qualcosa che vuole dirci. Achille dice che hai scoperto un piano per uccidere il comandante in capo. Già, ma ho solo false piste e vicoli ciechi per ora. Non più, amico. Thomas Hickey è il tuo uomo e io ti aiuterò a prenderlo. Come? Ti spiegherò lungo la strada. Io e te andiamo a New York. Bene. Nel prossimo video.